Intanto grazie per essere qui per fare questa meditazione sul perdono e vi vado a spiegare che cosa abbiamo praticamente a fare. Allora, che cosa vuol dire una meditazione sul perdono? Che cos'è il perdono? Facendo diciamo un gioco di parole, perdono, prendete proprio una parola italiana, poi dipende sempre se usiamo il termine perdono, cioè perdonare o perdono, nel senso di perderti, però in questo caso usiamo l'accezione più positiva. Cioè, perdono cos'è? Fare un dono, fare qualcosa per fare un dono, per dono. Ma cosa vuol dire donare? Donare cosa e a chi? Allora, quando noi abbiamo una situazione, un evento che ci può provocare una situazione tanto piacevole, può essere una discussione, può essere la rottura di un rapporto, può essere qualcosa per cui sentiamo che c'è stato un torto, o comunque c'è stato fatto o noi qualcosa, noi stessi magari abbiamo fatto qualcosa per noi. Delle cose per cui dobbiamo farci perdonare, ok? Allora, fondamentalmente cosa vuol dire perdonare? Vuol dire appunto fare un dono. A chi facciamo questo dono? Chiaramente la domanda classica è: se una persona mi ha fatto un torto, perché dovrei perdonarla? No? Perché mi ha fatto un torto, quindi sento che mi ha fatto qualcosa, mi ha provocato dolore, mi ha ferito. Allora, quando andiamo a perdonare, noi che cosa facciamo? Entriamo in contatto con quella parte di noi che si chiama empatia. Cos'è l'empatia? È la capacità di provare compassione. Cos'è la compassione? È quell'emozione che noi proviamo quando per esempio vediamo un animale maltrattato o un bambino maltrattato, anche un anziano maltrattato, ma anche un membro, per esempio una donna che vede un'altra donna maltrattata da un uomo, un esempio classico, insomma, siamo messi dal femminile, quindi questa cosa purtroppo penso sia abbastanza frequente nell'esperienza delle singole partecipanti della meditazione. Allora, nel momento in cui subite un torto, la compassione è quella parte di voi che risuona, che quindi entra in contatto con quel qualcosa di simile che c'è nell'altro, che però fa parte di voi. Cioè, noi perché proviamo compassione? Perché c'è una parte di voi che risuona con quell'altra persona, quell'altra creatura, perché può essere anche per un animale, risuonando vuol dire che quel qualcosa con cui risuona è comunque dentro di noi, c'è già dentro di noi. Quindi cosa vuol dire che c'è già dentro di noi? Vuol dire che in qualche modo quel qualcosa noi ce lo rappresentiamo dentro in qualche forma, per esempio delle caratteristiche che ha quell'animale, che magari sono anche nostre. Noi possiamo non consapevolmente sapere che quelle caratteristiche dell'animale che ci provano compassione sono anche le nostre, potrebbe essere la dolcezza o la vulnerabilità dell'animale o il fatto che magari sta piangendo e ci ricorda interiormente che noi abbiamo pianto in qualche meta situazione. Ok? Infatti quando spesso un animale piange noi ci prende un moto al cuore, perché? Perché magari ci ricorda proprio le emozioni che noi abbiamo già vissuto dentro di noi, che è già dentro di noi. Quindi cosa vuol dire tutto questo? Che in qualche modo quella cosa che quel momento sta soffrendo, noi l'abbiamo già detto, risuona con noi. Risuonando con noi, la compassione è quel qualcosa appunto che ci mette in collegamento con quella cosa che è fuori da noi, ma che è anche dentro di noi. Quindi cosa vuol dire? Siccome la compassione è un sentimento che per definizione è appunto compassione, cioè provare insieme con, provare la passione, quindi l'emozione, che in quel caso può essere sofferenza, con quell'ente, persona, di mano, quello che sia. Il fatto di provare questa emozione comune ci avvicina, ci fa identificare con quella cosa, che sia di mano o persona, non importa. L'identificazione cosa vuol dire? Che noi ci rappresentiamo quell'emozione o quella creatura che ci provoca quell'emozione come una parte di noi di cui noi non siamo normalmente consapevoli, ma che comunque c'è. Allora, cosa vuol dire? Che se questa cosa ci viene scatenata, suscitata da qualcosa da fuori, che però lavora dentro di noi, noi possiamo consapevolmente, questo è il senso della meditazione, lavorare dentro di noi, nel modo in cui ci rappresentiamo le cose, per arrivare poi a raggiungere una risoluzione, cioè appunto al perdono. Cosa vuol dire? Se ho litigato per esempio con Michele, per esempio, un nome di fantasia, magari qualcuno di voi ha un Michele della propria vita, ok? Se io vado a perdonare, ho il desiderio di perdonare per il torto che Michele mi ha fatto, io posso non perdonare realmente Michele, perché magari anche se io vado a perdonare realmente Michele, cioè vado da Michele, ci parlo, guarda Michele, mi hai trattato malissimo quella volta, eccetera, però ti perdono, poi magari a Michele, che io lo perdono, non gli frega niente, magari il rapporto con Michele rimane uguale, indipendentemente dal fatto che l'ho perdonato meno. Però
qual è la differenza? Che nel momento in cui io vado comunque a perdonare Michele, che Michele sia davanti a me o che Michele sia dentro di me, quindi mi rappresento Michele, la rappresentazione di Michele che ho dentro, comunque nel perdonare lui vado a lavorare su di me. E questa fa tutta la differenza di nuovo, in che senso? Quando io ho una discussione e sento di essere più forte, una parte della mia energia cognitiva viene spesa per mantenere la sensazione che io provo un torto, comunque questa rabbia io la mantengo dentro di me, continuo a lavorare dentro di me ed è come qualcosa che erode, scava, mi fa male dentro e che comunque una parte della mia energia personale, del mio potere personale io lo spendo per mantenere quella sensazione dentro di me. Quindi ogni volta che vedrò Michele per strada mi troverò quella sensazione di porca troia, mi ha fatto, scusate la parolaccia, mi ha fatto male questa persona, no? E se io continuo a mantenere dentro di me quella sensazione, quell'emozione che è rimasta bloccata a causa dell'evento traumatico della vita, in qualche modo io sto spendendo una parte della mia energia cognitiva che sto utilizzando per mantenere quella situazione, ma questa cosa in realtà mi debilita, perché comunque una parte della mia attenzione, una parte dell'energia sarà sempre rivolta a quella cosa, per cui quell'energia che normalmente sarebbe in circolo dentro il mio sistema vitale, io invece ce l'ho bloccata lì a causa dell'emozione. Allora, nella meditazione che facciamo oggi andiamo a lavorare sulle rappresentazioni di determinati archetipi che noi andiamo, su cui andiamo a lavorare, poi spiego cos'è l'archetipo. Lavorando con questi archetipi noi andiamo a sbloccare tutte quelle emozioni, quelle energie che noi abbiamo bloccato negli anni del tempo con determinate persone, poi capirete facendolo a chi mi riferisco. In questo modo noi andiamo a sbloccare questa emozione, sbloccando questa emozione, quell'energia che è bloccata la rimettiamo in circolo. Quindi qual è il vantaggio? Che magari con Michele il rapporto potrà rimanere sempre, magari cambio io quando mi relaziono con Michele, lo vedo per strada e non sento più quella sensazione che ogni volta che lo guardo mi piglia quel malore, quella rabbia, quel dolore, quello che è. Cioè io però la cosa normalmente, quell'energia non la spendo più per quella cosa, la posso riutilizzare per me, per i miei obiettivi, per le cose che voglio fare, voglio realizzare. Ok? La magia sta proprio in questo, cioè nel lavorare sulla rappresentazione interna cambiamo in qualche modo il rapporto con l'esterno. E lavoro questo in sostanza. Allora, cosa dovete fare? Come ho detto, tenete diciamo le mani sciolte, i piedi sciolti, magari se avete bisogno potete anche spostarvi leggermente da lato, spostare un po' le sedie, mettetevi il più comodi possibile, le migliori condizioni per meditare, ok? Adesso vi chiederò tra un momento di iniziare a portare tutta l'attenzione non dall'esterno, quindi neanche la mia voce, ma all'interno, cioè al modo in cui voi respirate. Quindi semplicemente mettetevi l'ascolto, completamente l'ascolto, qualcuno già lo sta facendo, del vostro respiro. Iniziate piano piano a ispirare, quindi prendete dentro l'aria, fate un po' più fuori respiro. Ed espirate, lasciatevi andare e rilassatevi. Mantenendo chi vuole gli occhi aperti, chi vuole può chiudere, però intanto questo punto focalizzato sul